Instant Focus di questo pomeriggio, torniamo a parlare di conflitti. Il conflitto Russia-Ucraina oggi, insomma, è giunto al terzo giorno di colloqui, chiedo scusa, terzo round di colloqui, ma si combatte oramai da più di 10 giorni. Non c'è intesa sui corridoi umanitari. La Russia ha dichiarato che si aspetta un cambio della Costituzione da parte dell'Ucraina in modo tale da riconoscere il ruolo neutrale che deve in qualche modo intraprendere il paese che ha Kiev come capitale, a metà evidentemente tra Russia e insomma Occidente. Inoltre oggi è notizia che Mosca ha messo nella lista dei paesi ostili, nella blacklist, anche l'Italia, non solo tutta l'Unione Europea, ma anche insomma altri paesi come gli Stati Uniti, come il Giappone, come l'Australia, come l'Islanda, come paesi anche diciamo più neutrali come Svizzera, San Marino. E allora noi ripartiamo da qui, ma per andare oltre, o quantomeno provare a riavvolgere la bobina, a riavvolgere il nastro, per scoprire che il mondo è in guerra, ma lo era già da prima di Russia e Ucraina. E allora ne parliamo con Gastone Breccia, che è editorialista del Corriere della Sera, nonché professore universitario. Gastone, grazie per essere qui con noi, buon pomeriggio. Buonasera, buon pomeriggio, buonasera a tutti i telespettatori. Prima volta che abbiamo avuto modo di, insomma, conoscerci, abbiamo parlato di corsa e di grandi campioni. Adesso il tema è un po' più delicato, oltre che complesso. E all'interno del tuo fondo, del tuo editoriale, dentro la lettura dell'edizione di ieri del Corriere della Sera, le altre guerre nel mondo. Siamo un mondo in guerra, e lo abbiamo anche scritto, quasi tutto è in guerra, anche prima di Russia e Ucraina. Siamo immersi nei conflitti e tendenzialmente spesso ci tendiamo a dimenticarcene, specie quando quel conflitto è così vicino a casa nostra. Tra Milano e Kiev ci sono 2000 chilometri, ma c'è ben oltre, bisogna andare anche oltre per vedere che, insomma, a livello geografico, anche a livello di costi umani, si parla di conflitti importanti. Sì, purtroppo in questo momento nel mondo, se si escludono Oceania e America, gli altri tre continenti sono attraversati da un certo numero di conflitti che tra l'altro vanno anche avanti da molti anni. Una delle caratteristiche dei conflitti della nostra epoca è che durano a lungo, si trascinano, quindi con costi enormi sulle popolazioni, sulle strutture materiali dei paesi coinvolti. Sono conflitti cosiddetti a bassa intensità spesso, no? Quindi non grandi guerre tra eserciti convenzionali, ma che nonostante questo hanno delle conseguenze devastanti per l'economia, per la società, per la vita quotidiana delle popolazioni coinvolte. E tendiamo a dimenticarceli proprio perché durano a lungo, non ci sono grandi battaglie, grandi avvenimenti e i mezzi di informazione si distraggono spesso da questi conflitti. E all'interno, insomma, sempre dell'articolo sulla lettura, insomma, appunto, come dicevi tu, forze ribelli con operazioni condotte anche tra i civili, e la geografia tragica che unisce Sahel e Yemen, Siria e Corno d'Africa, chiedo scusa, Corno d'Africa, Caucaso e Birmania. Forse, non so cosa ne pensi tu e in che modo, in qualche modo hai fotografato quel tipo di conflitto, ma oggi si torna a parlare di corridoi umanitari, che è un po' stata la parte chiave non solo dell'Afghanistan recentemente nel mese di agosto, quando c'è stato il ritiro delle truppe americane con il conseguente, ahinoi, insomma, presa del potere da parte dei talebani, ma anche per quanto riguarda la Siria, ad esempio, un paese dove non è mica finita lì, insomma, non è mica diventato un paese in pace e democratico, per usare così, insomma, parole anche forti e che possiamo collegare anche a una sorta di utopia. Sì, guarda, hai toccato un tema fondamentale perché questi conflitti sono stati definiti giustamente guerre tra la popolazione, che significa che non si combatte tanto per sconfiggere un nemico, per distruggere il suo apparato militare, ma per convincere la popolazione ad appoggiare la propria parte, diciamo così. Questo implica il fatto che la popolazione diventa proprio il bersaglio del conflitto e quindi che poi si parli molto spesso di creare corridoi umanitari, come dicevi, si parli molto spesso di intervenire per proteggere la popolazione che viene coinvolta in maniera anche involontaria. E sono veramente degli scenari tragici perché
muoiono molti più civili di militari, ad esempio, ma in percentuale enormemente maggiore. La popolazione diventa proprio uno strumento delle parti in lotta, utilizzata per far leva, no, sull'opinione pubblica e anche per ottenere il risultato politico finale, che alla fine di una guerra c'è sempre uno scopo politico, no? E lo si ottiene non sconfiggendo direttamente le forze armate nemiche, ma piegando la popolazione al proprio volere, con molto spesso con mezzi che direi sono criminali, in effetti, oltre il limite del diritto di guerra. Peraltro, insomma, la pressione sulla popolazione è un po' la strategia. Qui parliamo di pressione di tipo economico, però mi riferisco, insomma, alle sanzioni che in qualche modo l'Occidente sta applicando alla Russia. Si va a colpire sempre la popolazione civile, ma evidentemente nella speranza che in qualche modo, insomma, riceva una scossa di quelle capaci, insomma, di generare malcontento anche all'interno del ventre russo. Qui invece si parla di stermini veri e propri per quanto riguarda appunto i paesi che abbiamo citato poco fa: Sahel, Yemen, Siria, Corno d'Africa, Caucaso e Birmania. Sul Sahel hai dedicato ampio spazio all'interno del tuo approfondimento, lo ribadisco, sul Corriere della Sera, l'inserto, la lettura titolato Le altre guerre nel mondo. Possiamo anche vedere una fotografia del... Eccoci qua, grazie regia anche per l'ingrandimento, Gastone. Sì, il Sahel è una delle zone più critiche del mondo attualmente, no? La fascia subsahariana, che comprende il Mali, Niger, Chad, il Sudan, perché? Beh, per molti motivi, perché è una fascia durissimamente colpita dalla crisi climatica, l'economia di questa regione di questa vastissima regione è in ginocchio, e grazie alla povertà, grazie alla situazione disperata della popolazione, vi si annidano gruppi terroristici, jihadisti, soprattutto, che sfruttano appunto la situazione per crearsi basi di operazioni e per destabilizzare l'intera Africa settentrionale. Attraverso il Sahel arrivano i profughi, arrivano anche i migranti economici, arrivano fino alla costa del Mediterraneo. Israele è comunque ricco di materie prime che costituiscono, no, per alcune potenze esterne un obiettivo, quindi è veramente una zona molto molto critica, da cui l'Europa si sta un po' tirando indietro. I francesi si sono ritirati dal Mali recentemente, le forze italiane erano pochi, ma c'erano, si sono ritirati dal Mali, stiamo un po' abbandonandola al suo destino, e questo veramente non è una buona scelta dal punto di vista strategico, perché lascerà poi campo aperto ad altre potenze che sfrutteranno ulteriormente queste popolazioni, non interverranno certo nel loro interesse. Senti, provo un po' a uscire adesso un attimo dalle argomentazioni all'interno del tuo editoriale, poi magari ci torniamo verso la fine, perché citi tra gli altri anche la Libia, che forse non a caso viene citata come esempio da molti che, non voglio dire che giustificano Putin, perché credo che nessuno giustifichi quello che stia accadendo, ma che quantomeno tendono a dargli una parziale... diciamo ragione sui motivi per cui diciamo non vede di buon occhio l'atteggiamento della NATO, osservando insomma la Libia. Ma ripeto, ci vorrei arrivare alla fine, perché io prima ho anche citato l'Afghanistan quando parlavo di corridoi umanitari, e all'interno di un tuo intervento su un altro quotidiano, credo che sia la provincia di Cremona, eventualmente mi correggerai se sbaglio, hai, come dire, dato uno scenario in cui si parla di un possibile nuovo Afghanistan all'interno del conflitto, tornando alla questione Russia-Ucraina. In che senso? Allora, in questo senso, i russi, cioè i sovietici prima e poi gli americani in Afghanistan sono stati sconfitti da una guerriglia fortemente appoggiata da una parte della popolazione radicata sul territorio, che godeva di un vantaggio decisivo, ovvero un lunghissimo confine con il Pakistan, che era un paese amico dei guerriglieri, attraverso il quale potevano ricevere aiuti, rifornimenti, oppure ritirarsi in Pakistan in caso di difficoltà. In Ucraina potrebbe accadere la stessa cosa, ovvero una popolazione che appoggia la guerriglia, e a quanto sembra anche gli ucraini con cui io ho parlato sono tutti determinati a prendere le armi contro i russi, e un paese che ha un confine di quasi 1000 chilometri con quattro paesi della NATO,
quindi Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania, attraverso il quale potrebbero arrivare, ma senza problemi, appunto, rifornimenti, aiuti, denaro, per mantenere viva questa guerriglia. Per questo si potrebbe verificare una situazione simile. La guerriglia è quasi impossibile da sconfiggere se gode di questa retrovia sicura attraverso cui ricevere, da cui ricevere aiuti e dove rifugiarsi in caso di bisogno, insomma. Per cui io temo che Putin, cioè temo, penso che Putin abbia un po' fatto male i suoi conti se spera di controllare l'intera Ucraina senza doverne pagare il prezzo, insomma. Gastone, tu sei anche, io ho detto professore universitario, docente di storia militare, giusto? E civiltà bizantina, anche qui correggimi se sbaglio. Sì, storia militare antica per la verità, soltanto antica, anche se poi me ne occupo anche fino ai tempi attuali. A questo proposito, ti sei già espresso in qualche modo sulle strategie insomma, che sta adottando Putin? Nessuno di noi può entrare nella testa del leader russo, però per molti, quantomeno, c'è chi ritiene che una volta conquistata l'Ucraina o quantomeno completata l'operazione militare, per usare un'espressione vicina alla filosofia russa, si fermerà e soprattutto dopo aver ottenuto quel cambiamento della Costituzione richiesta proprio oggi all'Ucraina in modo tale che diventi paese, un paese neutrale. Ma l'obiettivo di Putin è proprio questo, cioè vuole prendere Kiev e basta? Non c'è, perché forse se ne parla poco, quanto è alto il rischio che la Russia, insomma, vada avanti? È ovvio, ripeto, non abbiamo nessuno la palla di cristallo, nessuno può entrare nella sua testa, ma potrebbe aver senso pensare che dopo l'Ucraina possa arrivare la Moldavia, possa arrivare la Finlandia? Gastone? Beh, questa appunto è una domanda difficile. Io, guarda, ho già sbagliato una volta perché ritenevo improbabile anche l'attacco su vasta scala all'Ucraina, quindi figuriamoci. Continuo a ritenere improbabile che possa andare oltre i confini dell'Ucraina, nel senso che il suo obiettivo strategico a questo punto sembra essere, come hai detto anche oggi per la richiesta di oggi, neutralizzare l'Ucraina, probabilmente controllare tutta la fascia costiera, quindi allargare di molto quello che già controllava direttamente del paese, cioè Crimea e Donbass, e creare quindi una sorta di stato cuscinetto con un governo, diciamo, amico a Kiev. Questo è probabile che gli riesca, ormai è possibile che gli riesca. Un attacco ai paesi baltici, addirittura alla Finlandia, insomma, comporterebbe a quel punto senza dubbio uno scontro con la NATO e mi sembra improbabile. La Moldavia è un caso ancora un po' diverso perché non è ancora entrata nella NATO, ma certamente cercherà di entrare adesso e non mi sembra che il gioco valga la candela in quel caso, no? La Transnistria è già sua, sì. È già russa, quindi allargarsi la Moldavia non mi sembra veramente che possa valere il rischio. A questo punto torno da te, torno sulla questione, insomma, del mondo che vediamo anche nel nostro titolo, quasi tutto il mondo in guerra, perché appunto all'interno del tuo editoriale ti concentri anche sulla Libia, paese di cui ultimamente si parla poco, meglio si parla, ma più per le elezioni in arrivo e più per la questione del petrolio, il cui prezzo, insomma, noi qui alle fonti lo raccontiamo tutti i giorni perché parliamo di mercati finanziari. Perché hai citato il caso della Libia nell'editoriale in cui appunto abbiamo quasi l'intero globo all'interno, insomma, che ha a che fare con conflitti e con battaglie? Direi che quello della Libia è un caso da manuale di proxy war, cioè di guerra per procura, in cui potenze esterne, in questo caso Turchia, Russia, Egitto e altre, Emirati Arabi, proprio stanno combattendo sul territorio attraverso delle loro milizie, diciamo così, o addirittura dei loro mercenari che sono presenti in Libia in gran numero. E purtroppo anche qui il ruolo dell'Europa è stato diciamo scarsamente efficace, no? La Francia prima ha avuto un ruolo preciso nel far cadere il regime di Gheddafi e nel fomentare la guerra civile, noi italiani che eravamo
forse più interessati al mantenimento del vecchio regime, ci siamo fatti sorprendere, gli Stati Uniti se ne sono piuttosto disinteressati, adesso altre potenze sono entrate in gioco, appunto Turchia, Russia soprattutto, e stanno certamente non facendo gli interessi del paese, ma facendo i propri interessi attraverso delle milizie libiche che si stanno combattendo. Quindi è un caso tristissimo di ingerenza esterna, senza mandare truppe, ma usando appunto milizie locali per perseguire i propri scopi, soprattutto economici, ma non solo, anche geostrategici, perché avere un punto d'appoggio sulla costa del Mediterraneo centrale, la costa africana del Mediterraneo centrale, è fondamentale, almeno secondo i disegni sia di Ankara che di Mosca. Bisogna spesso, o meglio, riformulo, spesso viene, si capita di leggere e di ascoltare analisti, insomma, o quantomeno persone informate dei fatti, che finché non si riesce a entrare nella testa di chi muove per primo, in questo caso Vladimir Putin, non si riuscirà a trovare, non dico un equilibrio, perché di equilibrio c'è ben poco in questo momento, ma non si riuscirà a trovare un dialogo, a parlare la stessa lingua con, in questo caso, Vladimir Putin, ma potremmo anche applicarlo a altri, insomma, ove possibile, signori della guerra. Tu poi citavi ad esempio una situazione come come la Birmania, dove invece c'è una dittatura vera e propria che ha preso il potere. Però quello che voglio dire, quello che voglio chiederti prima di salutarti, Gastone, ringraziandoti per il tuo tempo, è il punto di vista, diciamo, più giusto, coerente. Quale può essere? Può essere l'atteggiamento di siamo contro la guerra e ogni manifestazione di questo tipo, però bisogna capire le ragioni che arrivano da Putin e le colpe di NATO, dell'Occidente, degli Stati Uniti, eccetera, eccetera, oppure è più preferibile magari un approccio del tipo sono stati commessi degli errori, sono stati commessi delle colpe da parte di entrambe le parti, ma tutto questo, e qui la domanda che giro a Gastone, tutto questo giustifica un approccio di questo tipo e una mossa che ha portato appunto all'invasione di un paese che chiedeva semplicemente un certo tipo di, così, di leggi e di libertà, insomma, anche parliamo anche di libertà, Gastone. Allora, io penso che tentare di capire le ragioni dell'avversario sia essenziale, non per un atto di bontà, ma proprio anche per reagire in maniera adeguata. È chiaro che Putin e i russi hanno dei motivi, avevano dei motivi per temere l'ingresso dell'Ucraina nella NATO, avevano dei motivi per temere quindi anche l'eventuale futuro dispiegamento di armamenti per loro minacciosi molto vicino ai loro confini, e questo va capito, e non solo, ma avevano anche dei motivi per sospettare ingerenza dell'Occidente negli affari interni dell'Ucraina, perché non dimentichiamoci che la rivolta cosiddetta di Euromaidan, della sì, piazza indipendenza di Kiev, è stata finanziata, diciamo, lo sanno tutti copertamente, ma lo sanno tutti dagli Stati Uniti, che hanno rovesciato un presidente filorusso. Quindi è inutile nascondersi dietro a un dito, c'è stata un'ingerenza dell'Occidente in Ucraina per fare delle cose che alla Russia non potevano stare bene, quindi le motivazioni ci sono. Poi che questo legittimi un'offensiva, un'invasione, ovviamente non è pensabile. Gli errori della NATO sono stati prima di provocare con gli atti che vi ho appena citato, soprattutto degli Stati Uniti, insomma, no? Di provocare il cambio di regime a Kiev, che era un atto che la Russia avrebbe considerato ostile, dopodiché forse di illudere l'Ucraina che sarebbe stata protetta in caso di offensiva russa, cosa che non poteva essere, come lo vediamo adesso, neanche la no-fly zone possiamo creare, perché altrimenti si va veramente a una guerra su vasta scala. Quindi errori ci sono stati e le ragioni del nemico vanno capite, dopodiché è chiaro l'offensiva russa va condannata in tutti i modi, ci mancherebbe. E il difficile sta nel capire anche come va combattuta, perché nel momento in cui arriva la condanna siamo tutti d'accordo, come combatterla
Io non sono uno stratega militare né un, diciamo così, analista geopolitico. Tu, Gastone, sai qualcosa, sicuramente hai delle conoscenze in più, ma io vedo che ci sono. È come se ci fossero quattro opzioni. Poi in realtà magari ce ne sono molte altre di più, perché quello di cui sappiamo, le cose che conosciamo in guerra, di solito la prima a morire è la verità, si dice questo, ok? Quindi si sanno le cose attraverso le fonti ufficiali e probabilmente. La situazione è molto più complessa di quanto emerga attraverso le fonti ufficiali. Però c'è un'opzione A, e cioè lasciare che le cose si risolvano da sole e quindi che Putin e la Russia prendano il controllo dell'Ucraina, trasformandolo in paese neutrale, sperando che Moldavia e Finlandia, ne abbiamo parlato prima, o altri paesi NATO vengano lasciati stare da Putin, come avrebbe anche promesso, ma aveva anche promesso che erano solo delle esercitazioni, ricordiamolo, prima di avviare la campagna contro Kiev. L'opzione B è aspettare che diciamo il corso dei fatti si completi e intanto provare a negoziare, ma forse se l'Occidente applica questo atteggiamento è in una posizione di eccessiva debolezza, sanzioni economiche oltre a diciamo, ricorsi diplomatici, e l'ultima opzione è quella di rispondere militarmente al conflitto, non solo attraverso insomma, la rifornitura del rifornimento delle armi all'Ucraina, ma anche in prima persona. Viene da individuare queste quattro opzioni. Sono fuori strada, ce ne sono altre, ce n'è una che potrebbe funzionare più delle altre, e poi concludiamo, Gastone. No, è giusto individuare queste opzioni. Io credo che sia già delineata la scelta dell'Occidente, ovvero inviare molte armi all'Ucraina. Leggevo oggi 17.000 missili anticarro sono arrivati in Sì. Ucraina nelle ultime settimane, 17.000. Tra l'altro armi micidiali, Javelin sono armi micidiali, quindi rifornire di armi, preparare la guerriglia, quindi mandare istruttori, mandare armi da distribuire alla popolazione, preparare veramente una resistenza popolare, nel frattempo imporre sanzioni e trattare, quindi anche mantenere aperti i canali diplomatici. Penso che queste cose siano già in atto di fatto. L'unica cosa esclusa è l'intervento militare diretto, questo sì. Grazie allora a Gastone Breccia, docente di storia militare antica e civiltà bizantina, nonché editorialista del Corriere della Sera. Buon lavoro, Gastone, e alla prossima. Grazie a voi, alla prossima.